di appuntamenti. Porta il tuo punto. Mi sono mica impappinato, eh. App di appuntamenti. Porta il tuo appuntamento galante su Tinder al livello successivo e organizza un incontro con una splendida bionda. Obiettivo appuntamento. Ragazzi, se mi vedete parlare col nulla è perché questo video è stato registrato durante le live di Twitch e o YouTube, quindi iscrivetevi al mio canale YouTube o seguitemi su Twitch, dove troverete tutte le mie live alle sere alle 8. Se mi vedete parlare con qualcuno, sto chiedendo l'aiuto da casa. Quindi buttiamoci subito in game e vediamo di concludere questo episodio. Sono anch'io che conclude sto qua, biondo occhi azzurri. You can never touch this, baby. You can never touch this. I'm the king. I'm the king, baby. E cioè, grazie al cazzo. Escluso le ciabatte, sto qua si può mettere anche. Stephanie, how are the things with your husband? My husband, he's amazing, you know. I'm so in love with Mio him. marito è fantastico. Yeah, Yeah? you're so lucky. Thank you. I want to have someone to rely on too. And to hang Oh, in the don't evening. worry. You're beautiful, so I'm sure you'll You're find beautiful. someone. I'm not so beautiful as you Ragazzi, ma che think. mine I c'ha don't have questa qua? big boobs like Diana. Oh, don't say that. You're beautiful. Thank you, Okay, darling. you're welcome. Strano che c'è Richard, eh? Strano. Oh, what's up, girls? How's it going? Listen, I just saw you from over there and you just look amazing. I'd stay and chat, but I've got a business meeting, so why don't you give me your number? Ah sì, le live I'll sono see alle 20 perché di pomeriggio e durante il giorno io lavoro e quindi sono solo in orario serale. you. There you go. Allora, bene, gli ho preso il telefonino. Resta o rischia? Rischia, cosa facciamo? Non ho capito tanto bene il contesto perché stavo rispondendo voi, quindi rischiamo. Cioè, siamo in una sauna. Hey, listen, while I'm here, can you give me your number as well? Hey, give the phone to her. Give it. You give me your number, yeah? More Minchia. sexy. Oh, la Mariana! No, non ha funzionato. Rischiare forse è un po' troppo. E ovviamente, forse non era la cosa giusta. It's a bit greedy, huh? Yep, you're choosing quantity over quality. They were quite quality as well, though, to be honest, both of them. And how did all those long-term relationships work out? Finita malissimo, Quite well. ragazzi. Meglio, rimminiamo. Stiamo tranquilli, tanto se siamo lì ci hanno già accettato. All right, see ya. Notte, Have a good notte. day. Bye. That's the right move in this case because, yeah, shouldn't be greedy. And you can put quality over quantity. Yeah. See, even this guy went straight to Diana. Oh no, don't say that. You know, I could find you a nice guy on Tinder, you know. I don't think I can find a really nice guy on My Tinder. goodness, trust me, I got this. Can I have your phone? Quick, can I have your phone? Oh, Ale. Yeah, trust me. Si è Okay, messi so you know bene. what? First of all, I have to get your profile set up. Okay. Yeah, so let's see how this goes. All right. Oh yeah, that's it. E quando sbagli, non so perché hanno scelto Right, i well, that's it. mafiosi. Bloodborne for today.
Quando sbaglio non so perché lo mettono con quelli lì che lo menano, forse perché gli aspetta una brutta fine. Now, what picture shall I use? E cioè, ragazzi, però. You look so beautiful here. Take a look. Qui là. Yeah, I like it too. Yeah. What do you think about it? Yeah, this is great. Yeah, she looks so beautiful. I think we'll have to put this picture. What do you think? Okay. And another one. Oh, wow! This one. You're like sexy legs, girl. Yeah. So nice. Come si scatenano le tipe, eh? This one would do, would it? Okay. What do you think? You can take a look at this other one. I think this one. This one? Yeah. No? No, I think you look too sexy here. You know, because if I put this on there, they would think you just want to get laid. No, I don't think so. Han deciso, mi raccomando, so. Lascia un bel like alla live. Yeah. She's a prophet. Next. Wow, this is nice. Beautiful. What do you think? Cool, yeah? Mm-hmm. Cool, wow. And you say, you don't... oh, goodness. This is pretty. Girl. I'll put this on Tinder. No, ma non ho ancora finito di scegliere le foto. Allora, molte foto professionali e primi piani modificati pesantemente con Photoshop. E vabbè, ma lui che bisogno ha di usare Photoshop? Cioè, biondo, occhi azzurri, cioè più bello di così non poteva mettercelo sto qua. Metti una foto senza maglietta? No. Molte foto con la tua famiglia e i tuoi cani mentre fai beneficenza. Una serie di attività a cui sei appassionato e che ti permettono di iniziare una conversazione. Una foto con il tuo gatto. Tante foto di bevute con i tuoi amici. Allora, la F no. Lui non ce n'ha bisogno. Una foto senza maglietta sarebbe molto da esibizionista. Potrebbe funzionare. No, non tutti. No, io non sono biondo. Sembro biondo, ma purtroppo la mia è la pelle, quindi. Carne, mettiamo la foto di gattini, ragazzi, tirano sempre nel web, impazzano, quindi andiamo giù di gattini. Picture with my cat. Girls are gonna love it. Excellent, the correct choice. And I think we looked up some studies and we found that women are more likely to choose a guy that has some pictures with, actually dogs were better than cats. Okay, but so cats or good. Dogs? Mm-hmm. Either's good, just I guess not, I don't know. Tons of massive dogs or 50 cats. But... yeah, that might not be the best first impression. What shall I write for my bio? It's quite important, right? I need to stand out. Allora, elenca tutti i tuoi hobby. Allora, cosa scrivere nella descrizione del profilo? Elenca tutti i tuoi hobby, i tuoi interessi e metti subito in chiaro se stai cercando una relazione. Scherza sulla tua allergia ai gatti, dato che hai delle foto di gatti nel profilo. Fischietto, ascolta, mi sono iscritto solo per... no. Salta la descrizione del profilo, nessuno la legge in ogni caso, e così sembrerà più misterioso. Beh no, la descrizione è un'app di appuntamenti, posso fare due cose, guardare la descrizione e guardare le foto, quindi se manca uno dei due, la D no. La C no. Metti subito in chiaro che stai cercando una relazione, potrebbe essere, ma se da caso non arriva un aiuto e non arriverà, facciamo sui gatti. Gatti, ragazzi, ti hanno sempre nel web, approfittiamone. What to write? I know. Oh, I got the thing. Cat allergy law. Send. That's gonna work. So it's good to put something in your bio, and if it can make her laugh. Perfect, right? Yeah, if you can make her laugh anche la dub. Before you even get to meet her, that's great. And Sam is a dating coach in London. He runs a company called Fluid Social, and this is his actual bio where he makes hey gatti, gatti. Cats, but then has the cat pictures. Gatti, la fan da padrone. Should I? Yes, no. It costs money. Maybe I should.
but I like money, but I like girls. Allora, paga per Tinder Plus. Allora, sì. Paga per Tinder Plus. Allora, sì, per gli swipe limitati. Sì, perché puoi nascondere l'età. No, risparmi i tuoi soldi. Sì, specialmente se viaggi. No, ti fa sembrare più disperato. Sì, perché gli iscritti a Tinder Plus hanno la priorità sui match. Allora, io di Tinder Plus non ne conoscevo neanche l'esistenza, sinceramente. Quindi sono proprio disperato alla canna del gas. Ma perché nascondere l'età non penso che faccia. Hai gli swipe illimitati? Sì, c'è su Tinder Plus. No, risparmi i tuoi soldi. Sì, sì, perché gli iscritti a Tinder Plus hanno la priorità sui match. Quella F è interessante. Vediamo cosa mi dite da casa. Io prompterei la F, ma non l'avevo anche provato a Tinder, però non mi sembra di ricordare Tinder Plus, ecco. Non mi dico niente. Undertaker è morto. E diciamolo, no, ti fa disperare, sembrare più disperato come sono io. It doesn't make you look more desperate. It could give you more opportunities. Yeah, can make the most of the situation. No, non funziona. E sì, no, risparmi i tuoi soldi. No, facciamo la sì, perché è le priorità sui match, può essere una soluzione interessante. Great. Good job. Ovviamente ci sarà partner con Tinder con sto gioco qua. Maybe I should just choose everyone so I get more matches. Allora, qual è la strategia ottimale di swipe? Swipe per tutte qua può fare anche selezione. Poi tutte no, cioè su app è selettivo. No. Wow. Ragazzi, quanto siamo esteti nella società moderna. No. She's cute, but no. Yeah, okay. Yeah. No. This is an interesting one because Tinder actually want it to be a good experience for the women. So they don't like guys that just match with everyone, because then a lot of those matches won't turn into conversations, won't turn into dates. So they reward guys that are more selective. So yeah, pay attention to the algorithm and try not to just choose everyone. Huh, she looks kind of cute. She doesn't show her body though, so I don't know if it's gonna be good. She looks all right. I'm not sure. Let me check her bio. Oh, hi, Mom. Big mama. Hmm. Allora, swipe a destra, swipe a sinistra. Non scegliamola questa. B. B. No. Cool, nice one. In most cases, people are going to choose their very best pictures. So if someone's just, you know, showing their pretty face, but you can't see even a hint of their body, it probably means that they don't have a great body. If this is of big importance to you, it wouldn't be to me. Well, what if it was like the world's fattest man? He might be very. Vero. Molte persone tendono a mettere solo il viso, però. True. Mettete il corpo, almeno non è. Meet them to find out if they were the funniest man ever. I could be missing my chances. Okay, that's very nice. Non lo so, non lo so. Oh, Undertaker.
She looks good in this picture, but bad in this one. What shall I do? Oh, in this picture, she looks minging again. Allora, la foto peggiore è probabilmente la più realistica. Le foto brutte potrebbero essere scattate da una brutta angolazione. Le foto brutte potrebbero essere scattate da... Siamo speranzosi. Shall I? Alright. No, that's not good because, yeah, in my experience, people generally put their best photos, especially nowadays. They have hundreds and hundreds and hundreds of pictures of themselves. Yeah, they do, that's true. So if they still have some bad ones, it's kind of, yeah. Yeah. La foto peggiore probabilmente. Vabbè. Should I? Nah, better not risk. Yeah, in most cases people will choose their very best pictures. So even if a few of those ones look really bad and, you know, a couple are good, you should probably trust the worst ones because, like I said, yeah, they choose the ones that make them look best. Yeah, that makes sense. Yes, got a match. Fuck. She's really hot. Oh, we matched. No shit. Of course, any guy you choose is gonna match with you. Oh well, let's see what he messages. Hopefully he's not some other dumbass on the Tinder because we have lots of weathers there. Like everywhere else. Remember that Dave, guy who I met in a bar? Yeah. He seemed nice, but then he started to send me his dick pics. Ooh. Yeah, I imagine. And it wasn't even that big. It was so little, yeah. And he even had the guts to send it. Crazy. Ooh. She's studying tech business. That's strange. She looks like a model. What shall I write? Allora. Cosa gli rispondiamo? Allora, ciao Tania, settore tecnologico interessante, ammiro più Jeff Bezos o Zuckerberg. Mandare tante emoji, così pensi se è meglio una vacanza in una ricca sciistica sulle Alpi o su un'isola? La risposta può far capire molto su una persona. Ciao, come è andata la tua giornata? Minchia. Allora, vediamo un po'. Mandare tanti emoji, no. Ci starebbe a vista la situazione che lui è anche maturo. Cosa pensi sia meglio una vacanza? La risposta può far capire molto su una persona. Beh, ma se stress. Vamola. Ma è andata la tua giornata, non sono cavoli nostri. What shall I send? Ah, yeah, got just the right thing. Smart and sophisticated. Bezos, Zuckerberg. Oh, cool. Good start. You actually read my profile. He's talking about those guys you always talk about, the Google and Tesla guys, or whoever they are. I don't... Amazon and Facebook, Stephanie. Haven't you heard of them? I will send you some biographies to read. Meantime, let's reply, okay? Don't you need to ask him a question or something? Oh no. We can't make him get you so easily, you know? He has to work for it. Okay, not so bad. La tipa di davanti c'ha delle mine assurde. Quindi? I got him. Bam, she liked it. Man, gonna bang for sure. Minchia.
Paul, nice one. This is good because firstly, it's interesting and kind of demands a response. And secondly, it's noticing something in her profile, not just complimenting on her looks or saying, hey, what's up? And that must be so easy to do on Tinder. Yeah, for sure. Yeah, I can read, I can talk, all kinds of crazy tricks. And sent. Amazing tricks. Well, I hope it's not the mangina thing again. Girls, you should be careful anyway. It might not even be his real picture. I heard about a guy who uses someone else's pictures, and you don't even know until you meet him. Beh, bello. Don't worry, my darling. I'm gonna make sure you don't meet anyone without my seal of approval. Oh, she answered. Grande, no, Undertaker. Indigo. Allora. Ma perché deve mettere le risposte come là? Riesco a succhiarmelo, ma sarei più felice se lo farebbe lei. Va bene. Non te lo dirò subito, prima dimmi tre fatti interessanti su di te. So fare la verticale. Cioè, interessanti. Interessanti come risposte. Allora, su fare la verticale non penso che... per un uomo sì, si può riuscire, ma non riesco a succhiarmelo. No! Perché forse chi era il cantante che se lo succhiava? C'era Marilyn Manson che si era fatto tirare via una cosa o qualcosa del genere. Qui ragazzi siamo sulla ghiacciante. I've got something clever. And I'm so smart. I'm not gonna reveal it immediately. Aren't I intelligent? Oh! What did he write? He's asking for some interesting things about you, Tanya. At least that's quite different. He's bold, I'll say that for him. But let's not answer him for Andy. That. Nice one, good choice, and that's cool because just like in many dating situations, being just a little bit challenging sets you apart and is good. Grazie. Mira pompelme per grande, grande Mattierco, super. So? Yeah, I think. Mi raccomando, lascia un bel like alla live. Woo. Are you going to tell him the three interesting things? Nah. I'm not ready to jump through his lips so easily. Yeah. He's got to wait. Oh yeah. Cavolo, eh. Grande. Ma che cavolo. Allora, vuoi davvero... Allora, vuoi davvero che sia sincero? Ho giocato alla PlayStation ogni tanto, ho smesso per farmi... No. Sono stato impegnato, ora sto guidando. Hai avuto un po' di tempo per pensare, aspetta di farti sapere le cose interessanti su di te. È stata una giornata impegnativa, ora sto guidando, c'è molto traffico. Ragazzi, sì. Sarebbe la più fattibile. Yeah, I'll just lie. But I'm gonna get away with it. Ah, sto guidando, sono molto impegnato. Okay, he's driving. I hope he isn't texting and driving. Does he want to know the three interesting things or not? I don't know. I'll ask. What shall I say? Let's just be straightforward. I'll say go on then. So he's playing Dirt Rally, obviously on PlayStation. Cool game. Oh. A very difficult game, driving game. Right. But he says he's out, you know, in the city. But she doesn't know. She doesn't know, but
He maybe shouldn't tell her that he's just chilling at home playing PlayStation in his t-shirt and eating bananas and stuff. Oh gosh, no. So, kind of. She's gonna find out if he's that kind of guy later on. Mm-hmm. Okay, babe, what are those three interesting things going to be? I'm knowledgeable, I'm ambitious, and I'm demanding. Are you trying to pull him off totally or what? Okay, I guess this is up to me too, as usual. I got this. Minchia, cioè però... Passano tante cose, ma... She replied. She says she's creative, loyal, and she loves to laugh. What shall I reply? Cioè, però, cioè, è un paradosso sto qua. Grande... cosa lo sto guardando, secondo te? Cioè, questo qui è un paradosso perché... è un paradosso perché noi dobbiamo rispondere giustamente, correttamente alle domande, ma... la tipa si sta facendo scrivere dall'amica. Cioè, poi magari le tipe lo fanno, però non è la cosa più giusta... più giusta da fare solitamente. Comunque, poi andiamo avanti. Questo non l'ho capita. Allora, la realtà è una buona qualità. I cani sono belli. Le donne, no, mi piacciono le persone creative. Immagino che anche tu sia una persona spontanea. Mi piacciono le ragazze creative che mostrano sempre nuove tecniche per fare. No. Ragazzi, non è che c'è molta scelta, cioè always good to work in the spontaneity stuff, she'll love it. What did he answer? Hai perso 10 kg in un giorno e hai rotto la bilancia. Chilo e mezzo, sì. Due, ma 10. Rotta la bilancia. Most people would agree that they're interesting, spontaneous and have various positive characteristics. The spontaneous thing is not always good. You know, I once met a guy who asked me whether I was spontaneous and when I said yes. Io non ho un metro di giudizio sulle ragazze di colore, però la Mora è carina, sta qua di colore. I kissed him. Non è cool, but you get the point. Not really. Okay, let's at least make sure he doesn't want dirty pics. Not really. Anche le foto sexy. Ah, shit. No dirty pictures. Actually, that means she's a good girl. Ho letto Black, sto morendo. Non lo so, non posso confermare. Ah, sono diventato rosso. Allora, non volevo chiederti di mandarmi delle foto nuda, ma un selfie mentre sorridi puoi mandarmelo qui o su iMessage. Non sarei una di quelle ragazze frigide. Cioè, ragazzi, questi qui sono. Let's try and get this off Tinder onto iMessage. Okay, he wants a selfie. No biggie. We already have about 200 photos to choose from. And he wants to move to iMessage. That's quite smart. You already have tons of people messaging you here, so... Cool, so this is good. Obviously, asking for dirty pictures is a big no-no. It's just going to be annoying. Sending your own dirty pictures, also a no-no. Absolutely not. And getting it off of Tinder and onto iMessage, our Tinder expert says it's very, very good because she's likely to have tons of guys messaging her in Tinder. So your messages could just be buried amongst like 30 other guys. And if you move it to iMessage or whatever other messaging application is common in your country, then that's a much better way to carry on things. Well,
Wow, thank you, Mama. That looks lovely. Allora, falle aspettare mentre mangi. Io la mia ragazza l'ho conquistata chiedendogli delle foto di lei nuda. Ok. Me l'hanno scritto dalla chat in questo momento. Eh sì, poi lì dipende. Ma infatti questi consigli di Super Seduce si erano presi con le pinze. Possono andare bene per un ampio ventaglio di situazioni. Però non è detto che funzionino sempre, ecco. Però, come mi hai confermato anche te, Black. Allora, falli aspettare mentre mangi. Bella foto, scusa, ma ho una riunione di lavoro più tardi, no? Dille che tua madre ha preparato da mangiare, ma di fare che tua madre abbia. Questo qui penso che sia uno degli episodi più... Oh. Tanya, maybe he didn't like your selfie. He hasn't replied yet. Maybe she'll be messaged again. No, you il primo Super Sentos sera secondo me rimane il migliore. Just wait. Ho sparato un sacco di casi interessanti, molto difficile, molto difficile. Ah, there it is. He replied. Okay, cool, cool, back on. Yay. Cool. Comunque rimango sempre dei pareri che noi dobbiamo rispondere giusto e, sta qua si sta facendo rispondere dall'amica. Nice one. Yeah, I mean if you're like a cool guy, should you really be on your phone all day long? Not really. It's natural to have some times when you're busy, when you're meeting people, when you're working. So having pauses between your answers, especially when it's a natural pause because you really are doing something else, that's great. And in that time she can be thinking about you and kind of checking her phone to see if you replied. Nothing wrong with that. I suppose when it gets to you haven't replied in 3 days, that's when the alert... No, risponde per tre giorni, c'è qualcosa che non va. And she called the police, there were search parties, and I was just chilling, I forgot about her. Well, so don't do that. Lucky escape for her. Questo qua non ho ancora capito se ha una mamma o ha una serva, perché neanche non è piccolo sto qua, cioè vabbè, rimarrà. Maybe we should delay some pictures from today. 17 is a bit too much. Anyway, I'll just send this. Now I'll ask her whether she's ready to hear my rule. Oh, he asked if we want to hear his rule. Era Escort che paga per fargli da mamma. Sì. Beh, a vederne la casa dove sta, dove ha girato il video, potrebbe anche essere. Qui sta bene. Ma non c'è mica bisogno della Escort, cioè di biondo, occhio azzurro, palestrato, modello. Allora. Quando torno a casa da lavoro voglio che tu ti metti in ginocchio per schiaffeggiarti con il... no. Durante un appuntamento dobbiamo mettere da parte il cellulare per conoscersi bene senza che il resto del mondo ci disturbi. Giorno 1 dell'antica. Durante un appuntamento ti prenderò la jack, la porta... Beh. Ma non c'è neanche okay, da decidere. Ready to hear it. Here we go. Beh, comunque è una regola base, quella comunque quando ci si incontra con qualcuno mettere il telefonino da parte. That's pretty cool. I should have that rule, you girls. Intanto lei continua a farsi scrivere il messaggio dall'amica. Vabbè. Yeah, great, well done. Real pet peeve of mine, if you both have your phones out at the dinner table, even if you've been dating for 10 years, this is an absolute no-no. Take every second you can to get to know one another. Beautiful message. God, she's sexy. I need to make this more sexual. Oh my God, look at that ass. Oh, what I'd do to that. Fatecelo vedere anche noi, non lo so, il beautiful beside.
Allora, vai spesso in palestra o sei una di quelle odiata dalle altre ragazze perché può mangiare gli hamburger e sembrare comunque bella di costumi? Che risposta acida, cioè. Che bella foto, sai quanti ragazzi ci sta? Sarebbe onesto? Non sopporto quando la gente dice cose inappropriate e sottili, ma tu sei davvero sexy. Diciamo che sono tutte e tre risposte al vitriolo, ecco. Forse la meno la meno vabbè, la B no. La C magari ci moriamo dietro, però è la Look how sexy she is. Oh my god. Okay, I know what to write. Yeah, I had the same question. You can actually eat quite a lot and not get fat, bitch. I'm hungry now, actually. Yes, she liked it. This is cool because it is a physical compliment, but it's quite a nice one. It's a little bit different and not sexual, just like a coldly delivered, matter-of-fact physical compliment. And I also think it's interesting how she answers that comment. If she's a little self-deprecating, I think it will tell you a little bit about her. Ma non ce la fa. How's he doing so far? Pretty well, right? Yeah, he is. We still don't know him that well yet. I know what to ask him. Oh, finalmente ha preso in mano la conversazione. Vedi com'è? Oh God, that's a tough one. What are my best traits? Oh, that's pretty good. You're learning. Oh, nice. Good job. Allora, beh, questa sì è bella. Allora, posso chiamarti? E lei risponde: ok. Sarò felice di rispondere alla tua domanda. Mi chiedono, Black mi chiede, ma non ho capito chi deve sedurre, rispondono entrambe. E effettivamente sì, neanche io ho capito. Cioè, no, in teoria dovrebbe essere, cioè, è il maschio che dovrebbe, cioè, la tipa che sta cercando il tipo è quella col costume rosso. E anche il tipo biondo sta cercando una tipa, quindi le cose coincidono, solo che per la tipa col costume rosso sta scrivendo la tipa, la ragazza che è lì seduta sulla sdraio. Eppure, cioè, noi dobbiamo rispondere in maniera veritiera, comunque palesando qualcosa di buono, però lei sta facendo, cioè, sicuramente le donne lo fanno molto, queste cose qui di fare rispondere agli altri, però è una cosa molto pericolosa perché poi a volte se ne approfittano, cioè. A volte vengono fuori degli altarini che le amiche non sono amiche, se ne approfittano, ti fanno litigare per mettersi loro con i tipi. Sì, comunque io non l'avrei, cioè rispondeva la tipa e basta, non ho capito perché sta messaggiando la tipa, la tipa sulla sdraio, ecco, però. Allora, perché vai a penso di avere il diritto di chiedermi cose. No. Sì, ragazzi, no, sarò felice di rispondere alla tua domanda e ti chiamo tra 5 minuti così avrai il tempo di prepararti e usare la tua voce migliore al telefono. Chiamarti e lei risponde. Oh, ok, facciamo bene. What to Sì. say? È una roba un po' strana, ecco, questo. Perché sono gli ultimi 4 episodi quelli che It's abbiamo fatto in precisely questi it. giorni e sono molto, Tell molto her to try and strani. fool her and add a joke. Sono anche cose. Episodi molto That's the one. difficili Great. da interpretare. Oh, he's gonna call. What shall I say to him?
Ma vedi che stai scalando, passato da Tinder ai messaggi, dai messaggi alla chiamata, hai cercato di scalare, ecco, comunque di crescere. Le mine di quella lì sono paurose. Yes, right choice. Moving it to the phone is great because, you know, getting to know someone by text, it can take a long time and not really tell you too much. Yeah, and I think it's a really good middle ground before you actually meet them to work out if there's any chemistry or a little bit of a spark there, because I don't really feel you get to know someone over text. Chimica. Oh, he's calling. Non serve, tirano fuori anche la chimica quando serve. Hello, hi Sam. Eh? Hi Tanya. Oh, no, Sam, this is Stephanie, Tanya's friend. Ma che cazzo? You speak to me first. Why? She doesn't need any joke, guys, so I'll speak to you first. And if I like you, then you can meet her for a date. Se mi piace, puoi uscire con lei. So, I guess, was this you texting me earlier as well? We both were, but... Everything was true. Okay, well, this is pretty weird, but what the hell? Let's do it. Cool. Ragazzi, questo potrebbe anche essere vero, però è lo scenario peggiore che ti può capitare questo, cioè questo può capitare veramente. Allora, sono gentile, molto deciso e simpatico. Sono deciso, molto deciso, ambizioso e poi cos'altro? Dimmelo tu, visto che ormai mi conosci un pochino. Capelli biondi, occhi azzurri e l'attrezzo grosso. Allora, i capelli grossi... No, sì, no, però ci starebbe per mandarla a quel paese, ci starebbe assolutamente. Sono gentile, molto deciso e simpatico, ma anche potrebbe stare. La B è simile, solo che ci dà un tono in più lì. Sto scrivendo con quella lì, cioè, la C non gliela dico perché sono gentile, siamo acculturati, ma almeno la B. I'm decisive and very ambitious. And why don't you tell me the third one, since you know me a little bit now? Oh, I guess you are quite bold. That's good. Yeah, ma è tre quarti d'ora che stiamo messaggiando e risponde l'amica. Cool, nice choice. A little bit of a challenge, not jumping through her hoops. Yeah, and it also gives her a chance to compliment him and him to find out whether she's even interested in him. Mm-hmm. Are you a serious guy or you just looking for sex? Mamma mia, che cagacavolo l'amica, cioè, porco zio. Secondo me l'amica, visto che sto qua è carino, glielo vuole, vuole trambare lei, però. Allora, senti, fammi incontrare. Sono impappinato. Senti, fammela incontrare prima di decidere che dobbiamo sposarci. No. Sto seriamente cercando un'occasione. E mi dicono a casa il Trisan, beh, il Trisan sì, ci potrebbe stare, ma magari non con quella sullo sdraio, quella che ha le mini giganti, sì, ma quella lì sullo sdraio che sta rispondendo, no. Ma anche arrivare direttamente lì nella sauna non sarebbe male, ecco, perché comunque sono tutte dell'altra. Allora, la vita non funziona così, prima dobbiamo incontrarci, ovviamente ti trovo attraente, penso di essere aperto a entrambe le opzioni. Certo, voglio sposarmi di... La D, no. Senti, fammi la no. Anche qui è abbastanza guidata. We need to meet first because life doesn't work that way. I mean, obviously I find her attractive. I guess I'm open to both. Onesto. I like your honesty, Sam. Ma chissà, ma che sta qua. Bella che è qua, che fa il bagno, figa, c'ha delle mine che. So yeah, this is cool. I think anytime a woman asks you, you know, if you're a player or if you're serious, an honest answer like this, you know, works, which is that how could you know at that stage whether you can be serious with her, but you're open to both, obviously. Yeah, fair enough, actually, when you explain it like that. No, non si sente l'audio. Sta ancora cercando di convincerla in qualche modo, perché non si sa. Mezz'ora di telefonata.
sorride. E che tra l'altro più un occhio azzurro così, cioè, meno che non gli dici delle porcate. Allora, perché non ci organizza un appuntamento? Ancora lei, l'amica. Minchia, perché non ci organizza un appuntamento? Sono libero martedì e giovedì. Che giorno tornerebbe meglio, Tania? Il bello è che l'appuntamento lo sta prendendo ancora l'amica, non Tania. Sembra che io piaccia anche a te. Cosa ne dice? Possiamo... eh? Tania, in che giorno sarebbe libera per un appuntamento? Allora, visto che mi hanno chiesto, proviamo l'opzione Trisha. Lei che questa è per te. Anche perché la sua amica mi ha rotto il cavolo. All right, send your address. We'll come right now. It's 22 Canterbury Street, but come round the back because mum's gonna be in. Yeah, mamma I'll è casa. Send my brothers right away. Dick. Oh shit. Dick. Mamma. Mamma. Mamma, dai, che cavolo, figo, quello lì c'ha 30 anni a momenti, figa mamma. I mean, there's a reason why it didn't work. Questo è il peggiore episodio di Super Seducer. Vabbè che sull'app di appuntamenti non poteva essere che altrimenti, però well, since you're the matchmaker, Stephanie, mamma, sì, è grande grosso per sempre, mamma, grande ragazzi. So this is cool because a lot of guys make the mistake of saying, when are you free? And or are you free tomorrow? She's like, no, what about the next day? And insinuates also, I suppose, that they are free all the time. They have nothing to do. Yeah. They're just at home playing PlayStation or playing games on Steam and they can meet anytime. Mm. Which is not attractive. No, so it's always good to give her an option, is yeah. it, would you say? Yeah, and I'd say also that if you're not busy or you don't have some things to do, that's wrong as well. You need to get out and get some things that you're doing so that you have that attractive social life. And you have something to talk about when you're actually on the date. Ha detto delle cose intelligenti almeno. Okay, I'll ask her. We're holding. Yeah, cioè, sta qua ha rotto il cazzo. Almeno si faceva rispondere. Cioè. Thursday's okay. Yeah. So what do you suggest? She won't meet you for drinks. Ho sta qua che minne c'ha. Fate rispondere a quella lì almeno. Allora, è un peccato che tu mi abbia chiamato il tizio di T. Pensavo che saremmo sapete che saremmo potuti andare da Heroes, il nuovo cocktail bar. Sono i carri sui con la ragazza che puoi trovare su Tinder. Cerco di farlo. Solo con lato B, cos'era? Rai 2, da Rai 2, è il primo appuntamento. No, cioè, sì, sto male. Allora, è un peccato che tu mi abbia chiamato il solito ragazzo di Tinder, no. Proviamo il cocktail bar. No. Well, that's a real shame, because I was gonna take her... Quella di Rai 2 era spettacolare. I'm not sure if that's what all Tinder guys do, but I think we both know this is different. Well, that sounds okay, actually. Do you like cocktails? I really do. E lei è satanata. Okay. Non ha scritto un messaggio. So apparently, talking to girls, we've found out that most guys who are looking for something casual offer evening drinks. Right. So that's why, you know, she ragazzi, io non ci sto capendo veramente. Something a little bit special, a little bit interesting, you know, an award-winning cocktail bar or veramente some kind niente. Of place that's really cool, then obviously that's more of an attractive proposition than just a local bar. I suppose it also looks like you've again thought about it. Mm-hmm. So it's not just, you know, the local bar that you take all your Tinder dates to. Why don't you go for dinner? Ma che mini che c'ha. E poi ci siamo presi la più piatta. Non che a me dispiace anche quelle piatte, però. Allora. A me piace uscire a cena, ma mi sembra un po' troppo formale. È più una cosa che da secondo appuntamento. Ok, dimmi, ma si è detto che gli andava bene. Non posso certo impormi la garanzia.
Quella lì stavo morendo dalla cosa, allora non posso certo importi la mia mancanza di caratteristica al primo appuntamento. Dimmi in che ristorante. Mi ha detto che andava a bere il cocktail. Ragazzi, questo è incomprensibile, però. Cioè, se mi ha detto che lei andava bene. Però allora, sì, posso importi la mancanza di galateo al primo punto. Sarà troppo formale. Dimmi in che ristorante. Ok, well, can you tell me a good restaurant and I'll book it? El Romanticus. It's a great place and they have an awesome menu. It's only $250. Person. No! Okay, I'll go check it out. Maybe. Bye. Yeah, so he gave her... You're right, dude. Yeah, so he gave her the choice. Mm-hmm. And she had the fancy restaurant with the tasting menu and the wine pairing and all of that stuff. On the first date? Yeah, so there's not going to be a date probably because... There's definitely not going to be a second, third, fourth at that price. No, nothing. Niente, sbagliato. Allora, se me lo dici di lei, è più una cosa da secondo appuntamento. I do love going out to dinner, but I think it's a little formal for the first date. Maybe on the second date, which I'm already thinking about, by the way, if Tanya doesn't mess up the first one. Of course, I hear you on the dinner. That's kind of true. And she wouldn't mess it up. Good, I'm glad we see things the same way. Comunque se lei fa parlare l'amica è cotta, eh. Nice one, that's the right option. What do you think about dinner dates, first dates? I mean, I'm a massive foodie, so any kind of foodie date is hands up with me. But no, I think that's a good idea. Okay, Sam, I'll pass the phone to Tanya. Oh, finalmente. Hi, Sam. Stephanie said that you seem decent enough. Okay, I will meet you on Thursday, but if anything comes up, I will message you. Okay, great. Yeah, ragazzi, I have nothing. È veramente da livello extreme. Yeah, it was okay. Could have been a lot better, but it could have been a lot worse, so... Yeah, the thing is, on Tinder, she might have so many options. So even if she agrees for now, her plans could change if she meets someone cooler. Ha sbloccato un achievement. That's the right move in this case, because, yeah, shouldn't be greedy. Oh, risultato eccellente, ce la portiamo al primo appuntamento. Yeah. Veramente la situazione peggiore che abbia mai visto. Excellent, the correct choice. È una delle peggiori qua dentro e una delle peggiori che può capitare realmente. Comunque noi ci vediamo al prossimo video. Wow.